Ciao a tutti amici di tecnologia su misura.net. In questa terza parte della serie Come scegliere l'hardware, daremo uno sguardo più approfondito ai parametri che permettono di capire le prestazioni delle schede di memoria RAM, cercando come al solito di mantenere sempre un linguaggio preciso ma al contempo di facile comprensione. La RAM è un tipo di memoria relativamente veloce, per prestazioni seconda solo alla memoria cache del processore. Inoltre, grazie ai costi di gran lunga inferiori a quelli di una memoria cache, è possibile disporre di grandi quantitativi di spazio, nell'ordine dei gigabyte, a differenza dei megabyte e kilobyte delle memorie cache. La funzione della RAM consiste nel comunicare con la CPU e più nello specifico importare e esportare tutte le variabili, le costanti e le istruzioni indicate dai programmi in esecuzione. Aprendo il programma C più Z e selezionando le voci Memory e SPD, ci verranno fornite tutte le informazioni che bisogna conoscere sulle schede RAM montate sulla nostra scheda madre. I valori presenti nelle due immagini verranno presi come esempio per i successivi riferimenti. Cominciamo a leggere le caratteristiche elencate nella sezione Memory. In Type viene riportata la generazione della scheda di memoria montata, in questo caso una DDR3, dove DDR sta per Double Data Rate. La tecnologia DDR permette di sfruttare in una RAM sia il fronte di salita che il fronte di discesa del ciclo di clock, raddoppiando le capacità di trasferimento dei dati senza dover aumentare la frequenza del bus di memoria. Vediamo alcune caratteristiche di base tra le memorie DDR, DDR2 e DDR3. Le ultime generazioni di memoria sono energicamente più efficienti. Le DDR lavorano a 2,5 volt, le DDR2 lavorano a 1,8 volt, mentre le DDR3 lavorano a 1,5 volt. Inoltre, le ultime generazioni di memoria riescono a raggiungere frequenze più elevate. Infine, le ultime generazioni di memoria necessitano di più cicli di clock per eseguire gli ordini richiesti dal memory controller. Tuttavia, queste latenze vengono compensate da una velocità di clock superiore. Vedremo come imparare a raffrontare i tempi di latenza nel corso del filmato. In size viene visualizzato il quantitativo di gigabyte di memoria installati sulla scheda madre. In channel viene riportato come stanno lavorando le schede di memoria installate. In questo caso, come vedete dall'immagine di CPU-Z, le schede stanno lavorando in modalità dual channel, il che significa che la velocità di trasferimento dati è raddoppiata. La velocità di trasferimento dati di un singolo banco di memoria si visualizza entrando nel pannello SPD di CPU-Z e osservando la voce Max Bandwidth. I numeri che seguono PC3, dove 3 indica la generazione DDR, indicano la velocità di trasferimento dei dati espressa in megabyte per secondo. Nel caso dell'immagine, la velocità corrisponde a 10.700 MB per secondo, ma dato che stiamo sfruttando il dual channel, la velocità massima reale corrisponderà a 21.400 MB per secondo. Questo è il motivo per cui si preferisce disporre di due banchi, magari da 4 giga, piuttosto che optare per un singolo da 8 giga. Tutte le schede madre di fattura abbastanza recente supportano la funzionalità dual channel. Alcune, addirittura come le schede predisposte per il socket LGA 2011, supportano la funzionalità quad channel che quadruplicherà la velocità di trasferimento dati. Ovviamente per sfruttare questa opportunità è necessario installare almeno 4 banchi di memoria. In genere, per sfruttare la modalità dual channel, in caso disponessimo di soli 2 banchi di memoria, questi dovranno riempire gli slot disponibili in modo alternato, come potete vedere dall'immagine in sovraimpressione. In DRAM frequency è visualizzata la frequenza reale di utilizzo della RAM. Da notare che la frequenza reale corrisponde alla metà della frequenza DDR, che in realtà indica i megatransfer per secondo. Un megatransfer per secondo è uguale a 1 milione di trasferimenti per secondo. Pertanto una DDR3 1600 megatransfer per secondo avrà una frequenza reale di 800 MHz. Una DDR2 a 800 megatransfer per secondo avrà una frequenza reale di 400 MHz e così via. In FSB due punti di RAM viene visualizzato il rapporto tra il bus di sistema e la velocità della RAM. Un rapporto 1 a 6 significa che la RAM è 6 volte più veloce del bus di sistema. Dal rapporto è possibile ricavare la frequenza reale di utilizzo conoscendo il moltiplicatore RAM del processore e la frequenza dell'FSB.
I prossimi quattro valori analizzati da CPU-Z indicano le latenze della RAM per eseguire i comandi richiesti dal memory controller. Queste latenze vengono espresse in cicli di clock e andranno basati sulla frequenza reale della scheda di memoria. Generalmente i valori delle latenze sono trascritti anche direttamente sulla scheda, come potete vedere dall'immagine in sovrimpressione. Solitamente questi valori sono raggruppati con questo schema a quattro cifre. A quattro valori. In alternativa viene riportato solo il primo parametro CL. Naturalmente, più questi valori sono bassi, più la scheda di memoria sarà performante a parità di frequenza. Questi valori, infatti, essendo riferiti ai cicli di clock, forniscono una misura dei tempi di latenza solo se confrontati con la frequenza reale della RAM. Dopo aver descritto parametro per parametro, illustreremo i calcoli matematici da eseguire per trasformare un determinato numero di cicli in un intervallo di tempo esprimibile in nanosecondi. Il primo valore è CL, detto cache latency, e rappresenta l'intervallo di cicli necessario tra la richiesta dei dati del processore e l'inizio dell'invio degli stessi. Rush to cache delay, detto anche TRCD, costituisce l'intervallo di cicli che passa tra il comando di attivazione riga e il comando di lettura o scrittura, cioè il ritardo del segnale cache rispetto al segnale RAS. Rush pre-charge, detto TRP, indica il ritardo tra il momento in cui un comando di selezione riga viene dato e il prossimo comando. Dato che un comando attivo è stato rilasciato, un altro comando di precarica non può essere rilasciato fino a che TRAS non è trascorso. Questo parametro limita la memoria e ci dice dopo quanto può iniziare a leggere o scrivere su una riga diversa. Infine, il command rate, detto anche CR, è l'intervallo di tempo che intercorre tra due comandi consecutivi impartiti al chip di memoria. Tipicamente esso può valere uno o due cicli di clock. Forniamo ora le operazioni da eseguire per convertire i cicli di latenza in un intervallo di tempo che esprimeremo in nanosecondi. Ricordiamo che un nanosecondo corrisponde a un miliardesimo di secondo, cioè, detto in linguaggio scientifico, 10 alla meno 9 secondi, oppure 0, seguito da 8 zeri e infine 1. Per ottenere l'intervallo di tempo dovremo moltiplicare il periodo di clock per il numero dei cicli, quindi un secondo fratto hertz reali per numero di cicli. Esplicitiamo l'equazione prendendo come riferimenti la frequenza di una scheda DDR3 1600 megatransfer, quindi 800 MHz reali, e calcolando la cache latency con CL uguale a 9 cicli. 800 MHz, ricordiamo che corrispondono a 800 per 10 alla 6 Hz, mentre un secondo corrisponde a 1 per 10 alla 9 nanosecondi. Quindi, da queste premesse, ricaviamo l'equazione 1 per 10 alla 9 fratto 800 per 10 alla 6, il tutto moltiplicato per 9. Semplifichiamo l'equazione e otteniamo quindi 1000 fratto 800 per 9, il cui risultato corrisponde a 11,25 nanosecondi. Questo risultato significa che con questo modello di RAM, nel momento che il processore richiede i dati e la restituzione degli stessi, passano 11,25 nanosecondi. Questa operazione naturalmente è applicabile a tutte le latenze che abbiamo visto precedentemente. Però è interessante considerare un raffronto con una RAM di una generazione precedente. Prendiamo ad esempio una DDR2 a 1800 MHz, quindi 400 MHz reali, ma con un CL uguale a 5 cicli di clock. Applicando il calcolo, vedremo che nonostante i cicli di clock siano solo 5, il tempo di latenza sarà pari a 12,5 nanosecondi, cioè più alto della generazione DDR3 con un CL 9 di 1,25 nanosecondi. Dalla sezione SPD di CPU-Z otterremo altre informazioni sui singoli banchi di memoria, tra cui il nome del produttore, il codice del prodotto, il numero seriale del prodotto, la settimana e anno di produzione della scheda. Inoltre avremo a disposizione le frequenze, i voltaggi e le latenze a cui la scheda di memoria può lavorare. Per modificare la configurazione della RAM bisognerà accedere all'apposito menu dal BIOS della scheda madre, quando questo ci sarà possibile.
Infine, segnaliamo che per server e workstation è possibile implementare memorie di tipo ECC, dove ECC sta per Error Correction Code. Questi tipi di schede RAM presentano dei bit supplementari che consentono di correggere errori di trascrittura dei dati e rendere quindi più stabili le schede stesse. Tuttavia, solo certi processori e schede madri sono in grado di supportare questi tipi di memorie, che tra l'altro sono anche più costose. Tra i processori che supportano queste memorie citiamo i processori Intel Xeon. Vediamo ora i fattori da considerare per scegliere un modello di memoria compatibile con la propria scheda madre. Quando bisogna scegliere un modello di RAM per una determinata scheda madre, è bene fare attenzione ad alcuni parametri per essere certi della completa compatibilità. In primo luogo, bisogna fare attenzione che la scheda madre supporti il determinato tipo di memoria. Ad esempio, una scheda madre predisposta per DDR3 non potrà mai lavorare per una DDR2 e così viceversa. È anche importante ricordare che nonostante i type per PC portatili e PC desktop siano i medesimi, infatti esistono DDR3 sia per portatili che per desktop, i formati invece sono radicalmente diversi. Infatti, i portatili montano schede di memoria di formato SODIMM, al contrario dei PC desktop che montano schede di memoria di formato DIMM. È anche importante controllare che la scheda madre supporti le frequenze dello specifico modello di RAM. Molti produttori di schede madre indicano sui loro siti i modelli di RAM testati e funzionali sui loro prodotti. Allo stesso modo, un produttore fra tutti di schede RAM come Crucial, permette di selezionare tutte le sue memorie compatibili con un determinato modello di scheda madre. Infine, bisogna fare attenzione al voltaggio. Intel infatti consiglia di scegliere prodotti di schede madre DDR3 con voltaggio operativo non superiore agli 1,575 volt. Una tensione maggiore infatti potrebbe compromettere la longevità del processore. Concludendo, segnaliamo schematicamente i fattori da considerare quando bisogna procedere all'acquisto di una scheda di memoria RAM. Innanzitutto la compatibilità con la scheda madre, poi la capienza, che sia consona al nostro utilizzo del PC, la frequenza, il voltaggio, i timings relativi alle latenze, la velocità di trasferimento dati e infine, logicamente, come sempre, il rapporto qualità-prezzo. Tra i produttori di schede RAM che consigliamo, citiamo Crucial, G-Skill e Corsair. Con questo video abbiamo concluso, speriamo che vi abbia interessato e che vi sia piaciuto. Un saluto da Valerio e da tutto il team di tecnologiasumisura.net.